Bella a tutti folli e bentornati su Dark Folly Channel con un nuovo video sul canale. Oggi, come state vedendo da queste immagini, sono qui a portarvi un nuovo gameplay dedicato ad Overwatch, ovvero un first person shooter di casa Blizzard. Oggi ovviamente non è il primo episodio, ma bensì siamo arrivati al settimo. E ovviamente se vi piace questo gioco vi consiglio di andare a vedere gli scorsi episodi. Comunque oggi in particolar modo che cosa andremo a fare? Vi andrò a portare una classe di difesa che mi avete chiesto in parecchi, ovvero Hanzo. Ovvero questo super muscoloso che tira frecce che fanno un casino di danno. Mentre ragazzuoli, innanzitutto invito a lasciare tanti pollicioni in su se volete sostenere me e se vorreste vedere altri episodi di questa serie. E vi invito anche a commentare parecchio qua sotto, perché se volete vedere qualche classe chiedetemela qui sotto nei commenti, oppure se avete qualsiasi suggerimento da darmi non esitate a scrivere. Comunque, ovviamente oggi siamo in fase di attacco, quindi la nostra classe non andrà a funzionare tantissimo, dato che principalmente serve a difendere, però non capisco perché questa classe sia stata messa in difesa, anche se secondo me la cosa migliore era quella di mandarla in attacco. Qui abbiamo fatto saltare l'estintore, perfetto. E niente, comunque, tra 30 secondi ovviamente possiamo iniziare ad attaccare, quindi credo sia arrivato il momento di spiegarvi che cosa fa questa classe. Praticamente come unica arma praticamente a quest'arco, che ovviamente tira frecce normalissime. Cliccando il tasto E invece abbiamo la possibilità di tirare questa freccia, che colpendo il nemico poi fa rimbalzare altre tre frecce a caso, quindi molto utile quando ci sono i nemici vicini. E poi invece cliccando il tasto Shift avremo questa freccia, che praticamente è una sorta di sonda che fa vedere attorno per qualche secondo dov'è il nemico. Invece come super abbiamo una freccia che fa spawnare l'anima di un drago, diciamo così, che attraverso i muri e fa abbastanza i culi, però penso che se avete seguito i miei video l'avrete già visto. Comunque adesso bando alle ciance e iniziamo subito questo gameplay con Hanzo. Ovviamente ragazzi, oggi che cosa dovremmo andare a fare? Praticamente dovremmo... Oddio. Dovremmo cercare di catturare il punto A. Poi se catturiamo il punto A dovremmo andare a spostare il camioncino nel punto C e così via. Comunque, qua c'è qualche simpaticone che si sta divertendo a tirarci le nade. Però noi, dato che abbiamo l'arco, l'abbiamo massacrato. Non so se l'avete visto quanto danno gli abbiamo fatto, ma è stato davvero assurdo. Lì sopra c'è uno che, nonostante pensassi di non prenderlo, l'abbiamo preso. Lì c'è la torretta del geniere che gli abbiamo fatto saltare in aria. E direi, ragazzi, di tirargli una freccia tripla là dentro, che però non l'ha colpito. Cioè, pensavo che di averlo colpito perché era lì, le frecce rimbalzavano, invece no. Comunque, no, qua ci ha preso questo qua col pompa. E ovviamente, ragazzi, dato che siamo una classe di difesa, non abbiamo tantissima vita, ovvero non è che possiamo andare noi in prima fila a tankare, ovvero a prenderci tutti i colpi. Comunque, qua sopra, se non sbaglio, esatto, c'è il coso della cura, che sarà la mia cara amica. E abbiamo la super pronta, non so perché già ce l'abbiamo pronta in 5 secondi, però è così. Quindi appena vediamo un punto dove ci sono i nemici, gli scagliamo la freccia magica e gli facciamo fare boom. Lì c'è la torretta, no, per il momento ragazzi penso che usare la super sia uno spreco. Tiriamogli la freccia tripla là dentro, che però non è servita a niente. Tiriamogli anche... No! Ragazzi, sono uno scemo. Gli ho tirato la super. Gli ho tirato la super là dentro, perché pensavo con cui di prendere la sonda, invece no. Ho fallito. Ok, lì inoltre con la nostra freccia magica abbiamo spottato uno che è là sopra. Vabbè ragazzi, se brecchiamo in testa togliamo più vita. Qui c'è questo qua col pompa che è convinto che è magico supereroe immortale. Qui abbiamo massacrato il cecchino. E lì c'è quello che sinceramente dobbiamo ammazzare. Gli ho lasciato pochissima vita perché l'abbiamo ammazzato noi. E adesso praticamente dobbiamo catturare il punto. Per il momento stiamo facendo un 3. Oddio, questo qua ci ha preso da dietro col pompa. Ho la super, quindi adesso appena ci push non la uso. C'è la sopra ingegnere. Ok. Sinceramente gli volevo tirare una freccia tripla, però non l'ho usata. No, mi ha massacrato. Vabbè, però almeno non abbiamo usato la super. Questo qua ci è arrivato da dietro, non c'era nessuno e ci sta difendendo e... Sì, ci ha fatto il culo. Comunque per il momento questa classe sta andando come le mie aspettative, però sta andando benissimo. Ok, questo qua sta usando la classe quella che ti permette di correre più velocemente. Tiriamo una freccia. No, perché sempre sta cosa? Perché sbaglio? Clicco Q anziché Shift. Vabbè, ho fallito di nuovo la super. Soprattutto sono stato sfigato perché adesso non c'era nessuna site, cioè al punto A. Tiriamo una freccia tripla là sopra, così l'ho beccato più di una volta quello. Ma com'è che... L'ho ripreso ma non muore. Signor tank, abbiamo bisogno del suo aiuto. È male che c'è questo qua con lo scudo, sono già sarei morto 78 volte. Ok, questo qua ci ha aumentato lo scudo, quella l'abbiamo hittata. La cosa bella dell'arco è che loro non capiscono da dove gli arrivano i colpi, perfetto.
Tiriamo un radar là dentro. Ok, così abbiamo visto dentro il muro. C'era questo. Qua c'è sto tardo. Oddio. No, là c'è quel. No. Oh. Il geniere con la torretta potenziata al massimo. Ok, l'abbiamo ammazzato. Katakikikakukurau. L'abbiamo ammazzato. Non con la super, però l'abbiamo ammazzato lo stesso. Qua c'era una cosa strana che non so che cos'era. E abbiamo catturato il punto. Ok. Good job, guys. Grazie, grazie, good job. Sto facendo 8-1. Adesso praticamente dobbiamo scortare questa specie di limousine, dato che ci troviamo sulla mappa Hollywood, al punto C. Perfetto. Ok, carina sta mappa. Parecchio. L'ho preso in HS a quello, gli ho lasciato 3 di vita. Bella, grazie. C'è un cecchino. Un cecchino che non so dove si... Ah, è là sotto. Gli tiriamo una sonda. Ok, così so sempre dov'è. Freccia tripla. Anche se non ho capito ancora benissimo come usare sta freccia tripla, però la uso così, improvvisando. Distrutto. L'abbiamo preso in HS. Tirare le frecce, ragazzi, mi è sempre piaciuto. Cioè io amo l'arco praticamente. Ok, c'è uno là dentro. Tiriamogli la sonda. O almeno c'era prima. Ok. Ah, praticamente le frecce, se le tiro tipo in una stanzetta, dato che rimbalzano, li beccano 3 volte, 4. Quello gli abbiamo fatto un jump shot. La madonna. E ci stanno colpendo da dietro. Non so da dove, però da dietro. Kakakakakukurau. Ok, dovrebbe farmi un paio di kill, eh. Questo qua mi stava pushando contro. Io ho poca vita. Aiutatemi, please. Dai. L'ho ammazzato mentre saltavo io. Ero in serie di 8 uccisioni. Solo che ovviamente Mr. Pompa mi ha fatto il culo. Va bene. Mancano 2 minuti e 40. Penso che riusciamo ad andare a prendere il punto C. Almeno ci spero. Ci conto. Qua c'è l'ascensore che porto sopra. Questo spawn point è un pochino lontano. Vabbè, comunque ci sono livelloni contro. Un livello 120, ancora si sono a livello 14. Perché entro, non sto avendo tantissimo tempo per registrare, eh. Però boh, me la sto cavando almeno, secondo me. Poi fatemi sapere questo nei commenti come ho giocato. Là c'è Mr. Pompa. Tiriamo una freccia spottazione. Spottazione, non esiste come parola, però l'ho usata per la prima volta io. Quello, ovviamente, dato che è un tank, semi-tank, ha parecchia vita. Un attimo, freccia rimbalzante. Ha uno di vita quello, me lo dovete ammazzare per forza, eh. Oh, devo trovare il televarco. L'abbiamo ammazzato mentre saltellava. Qui, non so cosa sono questi droni sentinella. Questo ha uno di vita. Kakakakukurau, gliela stavo tirando in faccia. Ma questo qua con le pistole lo odio, cioè è la classe che ho sempre odiato. È qualcosa di assurdo. Sì, spamma queste pistole che sei sempre un tardo. Oh, non stiamo riuscendo a spostare il carico. Non so perché. Ok, tiriamo una freccia che spotta se c'è qualcuno lì. Qui c'è sempre sto tardo che ha uno di vita. Non so perché non l'abbiamo ammazzato. Ah, questo qui è dei nostri, scusami. Alle spalle. Cioè, ma porco cane, com'è che c'è sempre questo? Che adesso ad esempio non possiamo ammazzare. Da dietro, ovunque sono. Ok, c'è morto. Devo trovare una stanzetta dove sono tutti i nemici. Così gli faccio un culo della madonna. Perché l'ho tirato lì? Non lo so, io sta super, ragazzi. Oggi non la so usare. A posto di cliccare shift, clicco Q. E non c'è niente da ridere. Vediamo freccia che rimbalza lì, però è fallita. Come c'è arrivata quella là sopra? Forse al loro spawn hanno un punto per arrivarci. Penso. Credo che. No, c'è uno con la ruota. No, no, la odio. Ok, per fortuna non ha fatto nulla. Stiamo per portare il camion a destinazione. E qua c'è ancora quello che spamma. L'abbiamo ammazzato mentre ci spingeva indietro. Quanto amo sta classe. È bellissima. Quello ha attivato la super, però c'è molto malissimo. E lì sopra c'è qualcuno. Anzi, più di qualcuno. Ce n'è due. Ti affacciati. Sto io a tirargli la freccia spot, ok. No, c'è morta, va bene. Ok, ragazzi, dato che stiamo arrivando al punto, praticamente ormai è pieno di nemici. Se qua abbiamo la super, facciamo il culo a tutti. Solo che carica soltanto al 51%. Ti ho nel mirino. Sto qua, beh, ci ha ammazzato con la mitraglietta. Cioè, è una classe buona. Reaper cioè, behind us. Tutte le classi sono buone, però, boh. Però là ci ha avvertito che c'è il Reaper dietro, però quello che ha le pistoline. Che praticamente ha whippato tutti. Ci ha ammazzato a tutti. Ci hanno cecchinato. El Gore ha fatto un ottimo shot, vediamo. No, siamo arrivati dritti, io manco l'avevo vista e ci ha fatto il culo.
Va bene, comunque stiamo facendo 19 kill e 5 morti, cioè non mi sono manco accorto di aver fatto tutte queste uccisioni. Vabbè, tiriamo una freccia spot là sotto. Oddio, quanta gente c'è. Penso che tiriamo una freccia dribla, ci facciamo 78. Ho ragione, aspetta, ci facciamo 78 kill. Oddio di... Ok, abbiamo ammazzato uno, forse la nostra super è servita a qualcosa. Però ho sbagliato a tirarla, cioè non era la mia intenzione tirarla così. Qui c'è questo col pompa. C'è anche un drone sonda, che cavolo è, che si è rotto. Hanno pure il televarco, ovvero un portale. Beh, penso lo sapete cos'è. E niente, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Mancavano 60 secondi, però boom. Qua c'è il Reaper sempre che mi rompe il gabbasisi. Però almeno non ci ha ammazzato. E cos'è sta cosa? Hanno cambiato la fine? Carina. Vediamo chi finisce nell'Highlight. Non io, arrivo a Deprive. Vediamo chi ha fatto. A sta classe che io non ho mai capito cos'è. E perché stanno facendo vedere l'Highlight dei nemici? Abbiamo perso. Aspetta, non ho capito come... Abbiamo perso veramente? Ah no, abbiamo vinto. Qua sono... Tra la top, mi autovoto, perché dai. Sono stato troppo bravo, ho fatto 4 medaglie d'oro. Non mi votate, vero? Siete delle brutte persone, grazie. Vabbè ragazzuoli, direi che questo episodio può finire qui. Ce la siamo giocata discretamente bene con quasi 20 kill. Oppure le abbiamo fatte 20, dopo vado a vedere. Ovviamente vi invito a lasciare tanti like e commentocci. E ci becchiamo domani con due nuovi video. Anzi, alle 17 con un nuovo video e domani con due. Ciao ciao!